Buon pomeriggio, benvenuti alla prima edizione del telegiornale della Basilicata. In apertura, dunque, l'alluvione dimenticata. Sarà un Natale di angoscia e di protesta per i cittadini e gli imprenditori del Metapontino danneggiati dall'ondata di maltempo del 7 e 8 ottobre scorsi. Non è stato ancora proclamato lo stato di calamità per i territori devastati dai fortissimi nubifragi. Per sollecitare interventi da parte del governo Letta, il comitato Difendiamo le Terre Ioniche è tornato a manifestare a Matera e resterà in presidio per tutto il periodo delle feste. Beatrice Volpe. Da oggi la protesta del Comitato Difendiamo le Terre Ioniche, che tutela gli alluvionati del Metapontino, si è trasferita a Matera, in piazza Vittorio Veneto, il cuore della città, ci resterà per tutte le feste, a meno che non ci sia finalmente una risposta dal governo. Gianni Fabris, portavoce del Comitato, voi avete consegnato qui in prefettura una vostra petizione, un appello. Sì, una richiesta forte al governo Letta, che faccia quello che è stato possibile in Sardegna e in Veneto nel giro di 48 ore. Sia in Veneto che in Sardegna, in Veneto parliamo del novembre 2010, Sardegna, parliamo del mese scorso. Il governo si è convocato di urgenza, ha stanziato immediatamente 20 milioni di euro per le prime urgenze, ha stabilito la fiscalizzazione e l'abbattimento, la sospensione di tributi e soprattutto ha garantito poi successivamente una serie di risorse. Oggi noi attendiamo questo atto rispetto a 7-8 ottobre, è intollerabile, abbiamo consegnato una petizione che può essere anche firmata online e che raccoglieremo nelle piazze a partire da quella di Matera da oggi. Chiediamo che il governo Letta nel primo Consiglio dei Ministri emetta l'ordinanza e l'atto dovuto. Mimmo Principe, siete ancora qui ed è la terza volta che la sua azienda subisce danni senza che si sia veramente risolto nulla. Sono circa 3 anni, 3 alluvioni, naturalmente, diciamo, siamo in completa difficoltà, non ci possiamo più muovere, siamo obbligati a protestare perché non accettiamo gesti estremi, quindi stiamo qua per chiedere forse un nostro diritto.